Fare un app per l'autologin. La mostro qui, doppio clic. Nel mio caso ha un cloud. Come vedete mi sono già loggato, lo rifaccio di nuovo. Un attimo che chiudo la finestra, doppio clic, apre la pagina, inserisce praticamente il nome utente, la password. Sono loggato nella mia applicazione. Questo si può fare con qualsiasi browser, con qualsiasi pagina, Facebook, Google Mail, Twitter, eccetera, eccetera. Vi spiego appunto le basi, molto semplice da fare. Nuovo Apple Script, eccolo qui. Tell application, nel mio caso Safari, activate, poi facciamo open location. Che vuol dire appunto apri direzione internet, la copio per non stare a scriverle. Ecco qui il mio indirizzo di OnCloud. Poi cosa facciamo? Apriamo un nuovo tell. Tell vuol dire chiamare, per chi non conosce l'inglese. Tell application. Quale applicazione chiamiamo o attiviamo? Attiviamo l'applicazione System Events, vuol dire evento di sistema. Events, eccolo qui. Poi faccio aspetta 3 secondi. Poi un'applicazione praticamente tastatura, quello che viene scritto sulla tastatura, che in questo caso si dice keystroke o stringa, insomma. Nome utente nel mio caso. Poi di nuovo keystroke tab, cioè veramente quando noi ci loghiamo su una pagina si mette il nome utente, dopo ci si può spostare sulla nuova casella per impostare la password schiacciando semplicemente il tab. È quello che noi facciamo. Keystroke, scusate il mio inglese non è chissà che, ma comunque ci intendiamo. Qui inserirò la mia password. Poi dico di aspettare un secondo, o anche metto un secondo. Dopodiché, dopo aver aggiunto la password, di nuovo keystroke, vuol dire schiaccia o digita, return, vuol dire invio in poche parole. Ogni volta che noi confermiamo, scriviamo invio. Chiudiamo la nostra applicazione and tell una volta e chiudiamo and tell anche la seconda volta. Eccolo qui, a questo punto provo, sono loggato bene. Vi ringrazio per l'ascolto, ci vediamo alla prossima. La prossima volta vi insegnerò a fare un piccolo virus per il Mac. Grazie per l'ascolto, arrivederci, ciao.